Professor Monti, allora, Bologna Marathon, punto di partenza il Villaggio della Salute, punto d'arrivo il Villaggio della Salute, e si attraversa un pezzettino del Natura World. Sì, si attraversa un pezzettino della Natura World, perché la Natura World è un pezzettone. Cioè, praticamente la Natura World comprende 302 chilometri con 55 percorsi. Quindi è molto bello vedere questa organizzazione che percorre una parte dei percorsi della Natura World, proprio perché questo entra nella piena finalità del Villaggio della Salute, cioè non deve essere un momento così estemporaneo, deve diventare un momento nella storia dell'anno in cui tante persone che vogliono immergersi in mezzo alla natura e vogliono attivare il loro organismo, il loro corpo, la loro mente, il loro apparato respiratorio, vengono qua e partecipano a queste manifestazioni e organizzazioni che noi abbiamo intenzione di organizzare tutti gli anni, utilizzando tutti i grandi servizi che poi vengono fatti da chi organizza dall'alto le maratone. Quindi Villaggio della Salute è un punto di riferimento anche per questa attività? Ma il Villaggio della Salute deve essere un punto strategico di questa attività. Perché? Perché nel Villaggio della Salute, come dicevo, abbiamo 300 chilometri da poter percorrere in modo, sapendo bene, punto per punto, perché noi abbiamo studiato tutti questi percorsi proprio nelle loro difficoltà, nel loro fatto paesaggistico, eccetera. Per cui qua chiunque, sia chi è molto allenato, sia chi non è allenato, tutti quelli che vogliono andare a contatto con la natura, vivere la natura, muoversi nella natura, respirare nella natura, possono veramente trovare nel villaggio un punto di riferimento, sia per quello che riguarda i percorsi, sia per quello che riguarda il fatto di mangiare, di bere, di dormire, di passare, per esempio. Questo sarebbe molto bello per le persone che vogliono innamorarsi della natura e entrare in empatia con la natura, fare dei soggiorni ma proprio programmati in modo tale da poter gustare giorno per giorno le bellezze che la natura ci offre attraverso la Natura World. Tutto questo in realtà è nato in un momento in cui ancora c'erano i dubbi, c'era la possibilità di un lockdown, di una chiusura post pandemia. È stato pensato ed è bellissimo poterlo vivere così all'aperto. Assolutamente sì, noi siamo partiti pensando a questo evento in collaborazione con Bologna Marathon, che eravamo ancora bloccati, eravamo ancora chiusi, eravamo però fiduciosi che nel corso del 2021 verso l'autunno avremmo avuto le condizioni per poter partire, per cui insieme a Bologna Marathon abbiamo cominciato a lavorare, a individuare i percorsi, georeferenziarli, testarli e ci siamo preparati a questo grande evento. Il territorio si presta assolutamente per le proprie caratteristiche e per la magia di questo Appennino tosco-emiliano, per cui alla fine il risultato non poteva mancare. La prima edizione sta andando benissimo, perché avere 400 atleti che hanno deciso di trascorrere la domenica con questi nostri percorsi è un grande risultato. Vogliamo che questo diventi un appuntamento annuale che cresca e che sia inserito nel calendario nazionale degli eventi come questo. Per cui ci sono tutte le condizioni con la partenza di oggi per fare un lavoro splendido nei prossimi anni.